Tribù Rossonera, tribù di gente vera! Buon sabato 6 di novembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Mancano poco più di 24 ore a questo derby e ci sono delle notizie di fuoco che ci aspettano quest'oggi. Quindi, prima di iniziare come sempre, per l'armonia tra le parti, un bel pollicione all'insù, un like. Ragazzi, ma che è successo? YouTube ha deciso di non farmi crescere più. Sanno che io qua sono l'alternativo del sistema rossonero e quindi là rimane. Cioè, stiamo proprio galleggiando sui 9100. Ma cosa stai aspettando? Iscriverti al canale? Forza, con campanellina attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video. Perché questa è una tribù stupenda. Lo potrai riconoscere solo tu una volta che poi vedi le live che si fanno la sera, tutti i video della giornata che faccio. Ma cosa stai aspettando? Ma cosa vuoi sentirti? I giornalisti che manco ti cagano. Ti iscrivi al canale di Pellegatti, di Suma, di Longoni, di tutti gli altri youtuber che manco ti cagano. E su questo canale che rispondo a tutti, e se non rispondo do comunque un cuoricino, una risposta anche breve. A tutti vi invito anche nelle live. Ma dove lo trovate un canale così milanista? Allora, forza! Dai che manca un giorno, mi sono pure sbarbato. Per l'occasione del derby mi sono sbarbato, perché voglio arrivare a più 10 domani. È inutile che ci giriamo attorno, questa è la mia volontà. Per tutti gli altri social, in basso, in descrizione, ci sono tutti i link. Iniziamo subito perché oggi, ragazzi, davvero è il bombao del bombao. Innanzitutto iniziamo dal capitolo rinnovi e poi arriviamo a mister Gianluca Di Marzio, che ci proprio illumina su delle notizie davvero davvero sconvolgenti. Per quanto riguarda il rinnovo di Padre Pioli, ragazzi, siamo a un passo. Al di là del risultato con l'Inter, la società ha deciso. Infatti, per il momento lui prende 2 milioni di euro più bonus, però visto che i risultati che sta ottenendo, per quanto ancora non abbia quagliato nessun trofeo, ha fatto sì che questo allenatore ha fatto il Milan, lo ha portato a essere la prima squadra italiana nel 2020 a livello di punti, e 2021 si sta confermando, ancora stando lì in testa alla classifica, ora però appollaiati insieme al Napoli, speriamo che presto, da soli soletti. Detto questo, dunque, il rinnovo del contratto è vicino, così come è già successo con quello di Chiaer, che abbiamo visto il Milan sta stringendo i tempi praticamente su tutti quelli che sono un po' a rischio, una maniera o un'altra, di finire. E dunque Selemakers, Chiaer, adesso Pioli, ma c'è anche quello di Theo Hernandez. Dopo il derby ci saranno delle novità. Infatti, secondo il quotidiano Rutto Sport di Torino, Paolo Maldini e l'entourage di Theo già si sono seduti a un tavolo per chiudere questo tipo di trattativa. Dal 1,5 milioni che prende fino al 2024 si passerà, per la proposta del Milan, 3,5 milioni fino al 2026. E qua però l'entourage vorrebbe arrivare un po' di più. Quindi si pensa che a 4 milioni si chiude anche con cavallo pazzo Theo Hernandez, furia il cavallo del West, che noi abbiamo lì sulla nostra fascia sinistra. Quindi finirà probabilmente a 4 tutta la situation. Poi iniziamo dalla prima notizia di Gianluca Di Marzio. Voi sapete che Gianluca Di Marzio le cose non è che le dice così a cazzo, cioè uno che è molto diretto, le cose le dice e succedono nel 99% dei casi. In ogni caso, lui parla innanzitutto su che sì, da capire se all'estero dice ci siano certe offerte. E che cosa dice in merito? Parola per parola. Il Milan ha incontrato più volte l'agente di Franchessy e ha fatto offerte altissime, ma se il giocatore e l'agente pensano di guadagnare qualcosa di più, è chiaro che è difficile accontentarli. Devono capire se sul mercato internazionale troveranno certe offerte, altrimenti dovranno tornare su basi più consone del valore dimostrato dal giocatore. La stessa cosa dicasi per Alessio Romagnoli. Infatti, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2022, per quanto lui c'è un'altra situazione, perché sappiamo che è sotto lo squalo vivente dei procuratori Mino Raiola, praticamente dice: se vuole rimanere al Milan non può guadagnare le cifre attuali, i contatti ci sono, ma dovrà tornare su canoni diversi, non cannoni, non è che quella
cioè su canoni diversi, e neanche il canone Rai, il maledetto canone Rai che vi, che vi tirano fuori anche se voi non ve la cagate la Rai, lo stesso vi tolgono i soldi dalla bolletta della luce, i furbacchiotti. Poi dunque il Milan sta monitorando tutta la situazione e vediamo anche nel dopo derby sicuramente queste situazioni prenderanno il sopravvento. In ogni caso, al di là del futuro, sì o no, di che sì, il Milan ha deciso sul rientro per quanto riguarda di Tommaso Pobega, che voi sapete che io sponsorizzo in lungo e in largo già da 2 anni, che per me già doveva rimanere quest'anno. In ogni caso sta facendo bene anche quest'anno, dopo Pordenone, dopo lo Spezia, anche a Torino si sta dimostrando quel che è un prospetto di grande avvenire. E lui, insieme a Tonali, già vi ho detto, la coppia centrale che dovrà stare davanti alla difesa, quindi i due di centrocampo. Dunque, lui rappresenta il futuro, ma non solo lui. Sappiamo che Adli è già un giocatore del Milan, adesso è in prestito al Bordeaux, però rimane caldo il nome anche di Boubacar Camara, il giocatore del Marsiglia, anche lui in scadenza, sappiamo, in contratto 30 giugno prossimo. È una pista che non si sarebbe per nulla raffreddata. Aspettiamo gennaio, quando farà più freddo, se appunto questa tipo di pista sarà ancora bella caliente oppure no. In ogni caso potrebbe essere davvero il prossimo eventuale acquisto, in funzione poi del fatto se che si resti o non resti. A mio avviso quello che lì è un po' di troppo in questo momento, poi vediamo se recupererà, è proprio Bakayoko, visto che tra infortuni e prestazioni alquanto scarsette fino adesso, vedremo, vedremo però nel futuro. Poi arriviamo alle due bombe. Allora, la prima che è un po' una bombetta, che visto che già la conosciamo, l'altra è la super bomba. Allora, la bombetta è che dal Porto può arrivare il colpo a zero, per quanto ci sia una minaccia francese. Stiamo parlando di un giocatore che il Milan già la scorsa estate stava seguendo in lungo e largo, ossia Jesus Corona. Infatti pare che anche però l'Olympique di Lyon, secondo l'Équipe Française, il quotidiano sportivo francese, praticamente il Tecatito ha fatto intendere però che il suo approdo in rossonero sarebbe più gradito. Dunque potrebbe addirittura arrivare a zero nella prossima estate. Fammi sapere te se Jesus Corona ti infiamma il cuore o non ti fa nemmeno, ma a me sinceramente piacerebbe altri tipi di prospetti, lo sappiamo, però fino adesso il Milan nel 90% dei casi sembra che con il suo capo scouting Moncada stia azzeccando abbastanza i colpi fino adesso che stiamo prendendo, non in fronte ma proprio in campo. Allora, vi comincio a canticchiare una canzone che penso ai tanti che hanno più o meno la mia età e in su, ricorda un momento anche della nostra storia, del Milan, che ci ha fatto gioire davvero. E comincia così. Non è brasiliano però, che gol che fa, il fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva, la 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 la, Sheva, Sheva. Ebbene sì, Andriy Shevchenko verso il ritorno in Italia. È vicina la firma, conferma da parte di Gianluca Di Marzio. Ballardini è a rischio, sta proprio tremando sulla panchina del Genoa, anche dopo il pareggio di ieri contro l'Empoli fuori casa, e sembra che la nuova proprietà, il fondo americano 777 Partners, sta concretamente pensando di cambiare allenatore. Il nome scelto per dare questa svolta sembra proprio quello di Andriy Shevchenko, pronto un contratto fino al giugno 2024. Le parti stanno già definendo i dettagli prima appunto di arrivare a questa firma finale, e Sheva dovrebbe addirittura arrivare la prossima settimana in Italia. L'ex bomber del Milan è molto attratto da fare un ritorno nel bel paese e di mettersi subito alla prova in Serie A, soprattutto con una squadra che in questo momento è al 15° posto come il Genoa. Sarebbe proprio una bella esperienza tosta e calda. E toccherà dunque a Andriy Shevchenko, salvo sorprese d'ultima ora,
risollevare i rossoblù da questo pantano che lo vede veramente sempre più invischiato nella lotta per la non retrocessione, per non retrocedere appunto in Serie B. Detto questo, commenti in basso, mi raccomando, con un bel pollicione all'insù, iscrizione al canale con campanella attiva, muovi nei tuoi social, più non posso, tutti i miei video fai iscrivere papà, mamma, lo zio, il parente, il vicino, dici guarda che questa è la tribù rossonera per eccellenza, non è che ce n'è una qua diversa da questa è l'unica e incommensurabile. Dunque, io ti aspetto alla febbre del sabato sera o Marietto by night nelle partite della... quando Milan gioca domenica, il sabato sera c'è la febbre del sabato sera rossonero, perché abbiamo la febbre che ci sale a 4.